Podcast Breaking News. Notizie, interviste, approfondimenti e molto altro dalla redazione di basilicatanotizie.net. Dopo l'ultimo consiglio comunale di Senise tenutosi il 26 maggio scorso, quindi ormai una decina di giorni fa, sembrava che la questione dell'ex assessore Francesco Marranghiello fosse tranquillamente archiviata. L'esponente di maggioranza, o meglio l'ex esponente di maggioranza, non aveva votato in giunta la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio di bilancio 2022. Il sindaco ne aveva tratto le conseguenze e le aveva ritirato le deleghe assessorili, aprendo così un vero e proprio contenzioso. La spiegazione data da Castronuovo si basava sul venir meno della fiducia sull'idoneità dell'ex assessore a rappresentare coerentemente gli indirizzi del sindaco delegante. Una motivazione alquanto grave e che non ha lasciato indifferente neanche l'opposizione, tanto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto chiarimenti in Consiglio Comunale con una interrogazione a risposta orale. Il Consiglio Comunale è divenuto così il terreno della resa dei conti tra i due, culminata in una dura presa di posizione di Marranghiello sull'operato del sindaco e sulla risposta del sindaco altrettanto dura. Il Consiglio Comunale è divenuto così il terreno della resa dei conti tra i due, culminata in una dura presa di posizione di Marranghiello sull'operato del sindaco e la risposta altrettanto dura di Castronuovo. Volendo noi approfondire la vicenda, importante a nostro avviso per la vita politica e istituzionale di Senise, abbiamo sentito l'ex assessore che ha accettato di fare alcune dichiarazioni per il nostro podcast di approfondimento. Sulla mia posizione, credo di aver ampiamente risposto con la mia dichiarazione depositata in Consiglio Comunale, in cui ho appunto ribadito la mia idea di politica, ma soprattutto i principi che credo debbano ispirare l'agire amministrativo, e che chiaramente ho detto di non ritrovare più in quello che era il mio gruppo di appartenenza, quello di maggioranza. La mia posizione nel Consiglio è pertanto quella di consigliere autonomo, perché per gli stessi identici motivi non aderirò al gruppo di minoranza, frutto di una lista civica e di diverse espressioni partitiche. Contestualmente posso rassicurare tutti i cittadini che opererò sempre secondo coscienza, senza trascurare mai il bene e l'interesse della collettività. Credo che Senise debba ritornare il paese non in cui abitare, ma in cui vivere proprio. E per far sì che questo sia realizzabile occorre riprendere con molta umiltà e ripartire dal metodo, puntando sicuramente su una politica di qualità che metta al centro i servizi alla persona, le politiche sociali, occupazionali, i giovani, le famiglie, le nuove generazioni e la scuola, l'ambiente e soprattutto le occasioni di confronto. Poi, per quanto riguarda invece la seconda domanda, se ci sono i numeri in Consiglio, credo che la situazione sia chiara ed evidente. La maggioranza che oggi amministra Senise non può dirsi più tale per due ordini di motivi. Uno, immediatamente visibile, cioè che la maggioranza ad oggi conta 7 persone su 13, come emesso dall'ultimo Consiglio. L'altro è un discorso di rappresentatività popolare e di fatti narrano che il sindaco ha appena sfiduciato il consigliere più anziano. Ovviamente quando ho detto consigliere autonomo del Partito Democratico, perché sono anche in assemblea regionale del Partito Democratico. La mia posizione di consigliere autonomo era riferita al gruppo in cui stavo prima di maggioranza, però partiticamente e politicamente sono il consigliere autonomo del Partito Democratico dal momento che sono anche in assemblea regionale del Partito Democratico.